Certo che a montagna non succede mai niente. No. Chi ha parlato? Chi ha parlato? 2 anni fa è nato Montagne Vitali, un progetto pensato in collaborazione con il Comune e sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento per contrastare il lento declino di questi territori. La montagna è vita, è biodiversità, è acqua, è protezione, è cultura. Per questo e per molto altro, la montagna è uno spazio da salvaguardare. Non è solo la terra che abitiamo, è quella su cui abbiamo messo le nostre radici. La terra che ci ha reso chi siamo. E quando abbiamo chiesto a tutta la comunità di Treville di partecipare, le persone ci hanno raccontato subito opportunità e criticità, cosa salvare e cosa migliorare. Da un lato, il silenzio che avvolge tutto, il dialetto come comunicazione più intima, la rete sociale profonda e la gestione diretta e accurata del territorio. Dall'altro lato, c'è il venire meno di servizi essenziali, l'invecchiamento della popolazione, la lontananza dai maggiori centri, il costo della vita, la mancanza di opportunità di lavoro, i giovani che se ne vanno. Certo che se ne vanno! In città ci sono tante opportunità per i giovani. Proprio loro si sono incontrati proprio a Montagne. Un gruppo di 23 ragazzi provenienti dalle valli giudicarie e dintorni hanno avuto l'opportunità per 2 giorni di vivere pienamente questi luoghi e di ragionare insieme sul loro futuro. Oscar e Thomas, 2 ragazzi di Montagne, da anni usano BlaBlaCar per raggiungere la città dove studiano. Quelle ore di viaggio con persone che non si conoscono nemmeno sono un'occasione preziosa per mettere in moto il motore delle idee e dei sogni. Si pensano nuovi modi per vivere la relazione tra città e montagna e proprio questa energia ha fatto nascere BlaBla Mountain, l'inizio di un viaggio per immaginare montagne nel 2040. Comunque qui di bambini se ne vedono sempre meno. Per questo abbiamo fatto scrivere a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro età, delle cartoline ai loro nipoti, reali o immaginari, dove hanno raccontato come vorrebbero vedere questo luogo tra 20 anni. Ma i sogni devono diventare realtà. Per questo abbiamo pensato a delle strategie per trasformare le cartoline in progetti concreti, pagine di storia del nostro futuro. Difficile cambiare. Qui a Montagne ho sempre fatto così. Al contrario, nella sala comunale di Montagne abbiamo ascoltato i protagonisti dei primi progetti realizzati in altri territori di montagna. Vivi Grumes in Val di Cembra, l'albergo diffuso di Costauta nel Bellunese, il progetto Ospitar attivo in tutto il Trentino, l'esperienza di alcune piccole scuole di montagna come opportunità di crescita per i piccoli cittadini e come motore di rilancio del territorio. E poi stavamo partendo per un'escursione di 2 giorni sull'Appennino per visitare la prima cooperativa di comunità d'Italia, la Valle dei Cavalieri e l'Arboreto Teatro di Mora di Mondaino, un piccolo paese che ospita una grande eccellenza del teatro italiano. L'escursione era prevista per marzo 2020. Era tutto organizzato, poi... stop. Siamo stati costretti a fermarci, proprio sul più bello. In quei giorni in cui le preoccupazioni e il disorientamento erano forti, non era opportuno fare nulla, se non cercare di rompere l'isolamento a cui eravamo tutti costretti. In questi luoghi si è già abituati ad essere, in un certo senso, isolati. La pandemia ha cambiato la percezione del nostro territorio. Abbiamo riscoperto la fortuna di vivere in spazi ampi, di aprire la porta di casa e trovarci di fronte alla natura. Ma soprattutto abbiamo ritrovato il senso di appartenenza ad una comunità. Per questo, quando tutto sembrava finito, abbiamo rilanciato il nostro progetto parlando di ospitalità. Grazie a tutti quelli che hanno imparato a lavorare online, abbiamo continuato a muoverci mentre tutto il mondo era fermo. Abbiamo posto le basi per un progetto di ospitalità generativa, un'ospitalità che non si basa solo sul ricevere persone, ma vuole contribuire alla rigenerazione e autosostentamento del territorio. Oltre a mettere a sistema una rete di alloggi di qualità, si sta infatti lavorando su tantissimi fronti. In primis, un'offerta gastronomica innovativa, ma che valorizzi i prodotti locali e le tradizioni. Poi, un calendario di eventi culturali e artistici spalmati lungo tutto l'anno. Abbiamo pensato ad attività sportive outdoor, offerte educative e formative, alla creazione di spazi di coworking e iniziative per attrarre nuovi residenti. Sì, va bene, idee tante. Ma di concreto, nulla. I progetti più ambiziosi non si realizzano in un battibaleno. E quando ci sono volontà e obiettivi chiari, comincia un cammino da fare tutti insieme, senza guardarci indietro. Sì,
sì, ma in città hanno tanti programmi, piani, progetti. Loro sì che sanno in che direzione andare. Quante volte abbiamo sentito dire che in città hanno le idee chiare? Ebbene, nel nostro piccolo vogliamo darci anche noi un piano di rilancio. Ad oggi Treville risulta essere l'unico comune del Trentino dotato di un piano strategico proprio come nelle grandi città. Gli abitanti, in collaborazione con gli amministratori e i ricercatori di EURAC, hanno definito una direzione di sviluppo futura verso cui andare e i progetti da sviluppare per raggiungerla. Tra questi, il progetto di ospitalità generativa è stato il primo a prendere avvio. I primi passi fondamentali sono già stati compiuti. Ora l'obiettivo è completare tutte le attività necessarie per rendere operativa la rete di ospitalità diffusa di Treville in vista della prossima stagione estiva, per sviluppare il progetto nella sua interezza con servizi di qualità e un'offerta a 360 gradi serve il contributo di tutti. E voi, siete pronti a far parte del progetto?